Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici e amiche di Storytime, la piattaforma radiofonica di Canale Italia. Io sono Max Mose e vi do il mio personalissimo benvenuto, bentornati in trasmissione. Oggi negli studi di Padova mi ha raggiunto Serena Zottino di Almot, SG Elettronica SRL. Di che cosa parleremo con Serena? Io non vi anticipo nulla, sarà lei stessa a farvi entrare nel suo magico mondo. Ma prima di presentarvela vi ricordo le nostre pagine social, Storytime _ ufficiale su Instagram e Storytime Official tutto attaccato per quanto riguarda Facebook. Detto ciò, Serena, come stai? Bene, tutto bene, buongiorno a tutti. Buongiorno, Mario. Benvenuta. Grazie. Allora, sei pronta a farti questa chiacchierata insieme a me? Assolutamente, sarà un piacere. Ci immergiamo un po' nel tuo mondo, nella tua realtà professionale. Sì. Allora, io ti ho presentato Almot. Che cos'è Almot? Mi spieghi un po' questo progetto, questa realtà e soprattutto come tu, Serena, ci sei arrivata? Certo, molto volentieri. Allora, Almot è un'azienda che produce motori tubolari ed elettronica per la casa. Sì. Che cos'è? Tutto e niente, praticamente. Cioè, nel senso, i motori tubolari sono quei motori che movimentano le tapparelle e le tende da sole. Ciao. Mentre la parte elettronica lì è un mondo, ci si può sbizzarrire, come adesso con la domotica e con tutto il resto. Diciamo che l'automazione, cioè l'elettronica è stata proprio è il precursore della domotica. Certo. Quei relè che fanno muovere, salire, scendere tapparelle, oppure le tende da sole gli consentono di salire col vento, scendere col sole, un sacco di cose, insomma. Funzioni, chi più ne ha, certo, più ne metta, sì, esatto. Quindi diciamo che questa è la base da dove siete partiti e adesso c'è un mondo dietro questa realtà. Certo, è partito mio nonno in realtà negli anni 70 con quindi, i motori tubolari. Un super pioniere dell'epoca. Sì, e lui ha cominciato a lavorare proprio ai fine corsa elettronici. Uh-huh. Poi mio papà, Sandro Zottino, che è il titolare dell'azienda, e mia mamma anche, Matiero Nicoletta. No. Che salutiamo. Che sicuramente sì, ci stanno guardando e ascoltando. Assolutamente. E sono entrati in azienda a metà degli anni 80 e la passione di papà per l'elettronica, che all'epoca era praticamente niente, cioè è stato un pioniere anche lui nella, certo, nella sua parte, e unita all'esperienza di mio nonno, insomma, abbiamo fatto conto terzi per i motori tubolari e siamo diventati un po' commerciali per quanto riguarda l'elettronica. Chiaro, a proposito di elettronica, c'è stato quella che si può definire l'integrazione all'elettronica da parte vostra, giusto? Esatto, è stata proprio un'integrazione e un continuo studio, perché noi continuiamo a studiarci, perché è un mondo in evoluzione e molto affascinante, onestamente. Chiaro, è stato il passato, è il presente, probabilmente sarà anche, certo, il futuro in questo ambito. Ma parliamo un po' nello specifico di quello di cui vi occupate. Come avviene la produzione dei vostri materiali, della vostra sfera di competenza praticamente? Sì, allora noi siamo una delle pochissime aziende che ancora produce in Italia, fa produzione. Noi abbiamo la sede in provincia di Venezia. Okay. Una parte della produzione viene svolta in sede, una parte conto terzi praticamente tutti nel Veneto. Okay. Conto terzi anche per una questione di certificazioni, di ad esempio la saldatura delle schede elettroniche richiede una certa certificazione e alcune cose che insomma hanno chi ha i macchinari per fare. Chiaro, è un procedimento delicato e servono istruzione e anche macchinari adeguati per produrla. Però questo mondo si sarebbe spostato tutto verso l'importazione. Certo. Invece noi abbiamo mantenuto per la gran parte dei nostri prodotti il Made in Italy. Chiaro che questo è anche un po' quello che vi contraddistingue rispetto a competitor, quello che avete deciso di rimanere sul territorio valorizzandolo, perché comunque date da lavoro a aziende non strane, si può, esatto, dire così, e soprattutto avete una certificazione, un Made in Italy che è effettivamente Made in Italy. Esatto. Noi, io in particolare, ma anche la mia famiglia prima di me, io per una questione più di contingenza, cioè adesso il mondo è tutto verso l'importazione, io invece sono rimasta molto fedele, molto attaccata per una storia familiare a questo discorso del Made in Italy, anche in questo settore, perché non è un settore che si può dimostrare come la pelle, noi abbiamo la lavorazione delle pelli in questa chiaro, zona chiaro. Di tutto,
però comunque sì, è molto importante l'esperienza all'interno di questo settore e il fatto di produrcela. Assolutamente, poi magari questo si può... Il messaggio finale, vogliamo lasciare un claim prima di salutarci a chi ci sta ascoltando, magari un saluto, un ringraziamento? Certo, assolutamente, assolutamente. E ne approfitto anche per far presente, insomma, nel mio settore almeno, che l'esperienza è sinonimo di qualità, ecco, e anche di aiuto nel consiglio dei prodotti. Spesso nel nostro settore è un po' sottovalutato, soprattutto in Italia, perché all'estero questo problema non c'è, cioè all'estero il Made in Italy ha ancora un valore, in Italia invece... Anzi, a maggior ragione, cioè sì. è ricercatissimo. Assolutamente, assolutamente. E io vi ringrazio dell'attenzione, è stato un vero piacere, davvero. Guarda, è stato stare qui a parlare di tende ed elettronica tutto il giorno con te, perché l'hai reso fruibile e anche intuibile, che è una cosa che magari non tutti riescono ad apprezzare quando poi non si entra nel dettaglio delle cose. Quindi io ti ringrazio, Serena, per essere stata qui con noi. Magari i progetti per il futuro, le nuove news, le nuove uscite, torni a raccontarmene. Volentieri, molto volentieri, torno volentieri. Ottimo, ciao Serena. Grazie, ciao. Amici di Storytime, una nostra chiacchierata con Serena Zottino di Almot Elettronica SRL si conclude qua. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e averci prestato, come si suol dire, orecchio e occhio anche in questo caso. Detto ciò, io vi rimando ai nostri prossimi episodi e vi auguro un buon proseguimento. Ciao. Storytime, evoluzione radio.